Voglio essere venuti oggi in questo cantiere, aver toccato con mano questa realtà che sta crescendo, nascendo a ritmo serrato per arrivare in tempo ad adempiere a un impegno che ci eravamo presi all'inizio del mandato. Penso che sia anche a livello non solo economico ma anche per quello che è stato il lavoro dietro di integrazione con gli altri settori, dalla mobilità al master plan, al ridisegnare una città che non è più frazionata ma è una città circolare. Ecco, questa scuola è riuscita e sta riuscendo a realizzare un po' tutte queste istanze. 15 aule in una zona che ha avuto un boom demografico importante, 7 laboratori, una palestra, un'arena esterna, una mensa, l'aula insegnanti e gli orti, le pareti fonoassorbenti che diventeranno uno spazio per l'arrampicata e la possibilità di realizzare tutte quelle attività in stretto rapporto con la natura e con l'ambiente circostante che ci permettono di realizzare anche una didattica attiva data dal movimento, dall'innovazione, da laboratori che diventano anche spazi esperienziali innovativi per i nostri bambini. Come da cronoprogramma noi stiamo rispettando gli impegni presi. La scuola, per quanto riguarda la parte delle classi, è previsto come fine lavori a fine settembre. Per quanto riguarda la palestra e le aree esterne, da cronoprogramma entro marzo. Ma noi contiamo, ecco, di dare delle aule agibili già da fine settembre ai nostri ragazzi.